Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi siamo qua a Palazzo del Pegaso a Firenze, abbiamo seguito da poco la seduta e andiamo subito a vedere nel nostro sommario quali sono gli argomenti del giorno. Informativa in aula da parte della Giunta regionale sul piano sociosanitario, con intervento in aula dell'assessore alla sanità Simone Bezzini che ha illustrato il documento. Il piano, che è in corso di elaborazione, prevede nelle fasi successive l'apertura di un percorso di approfondimento che coinvolge il Consiglio stesso. Molteplici i temi toccati dal confronto in aula tra le forze politiche. Tra le linee guida del piano, ha evidenziato la Giunta in aula, le nuove sfide delle case di comunità sul territorio che si stanno costruendo in Toscana e la gestione di fenomeni come l'aumento della speranza di vita, per cui la Toscana si piazza ai primi posti in Europa. Ci sono poi richieste nuove per l'ambito sociosanitario, come l'aumento esponenziale di cure per i disturbi legati all'alimentazione, e anche i cambiamenti climatici hanno un impatto sulla salute, a partire dagli episodi di grande calura per arrivare alla diffusione di alcune malattie infettive. Ma io ritengo che il piano sociosanitario che abbiamo presentato oggi in aula sia qualcosa di profondamente innovativo e che dà conto di un sistema sanitario della Toscana che indubbiamente, con le sue criticità, con la necessità di implementare i servizi, di ridurre le liste d'attesa, con politiche specifiche forti, di riuscire a superare la crisi dei pronti soccorsi su cui tutto si addensa, ma è profondamente innovativo e guarda a una sanità sempre più vocata al territorio. Quindi le 77 realtà delle case di comunità, il fatto che le case di comunità diventino vere propri presidi sanitari, direi quasi dei mini ospedali, dove concentrare i medici di famiglia e quindi riportare il medico di famiglia non a essere qualcuno a cui si dà il colpo di telefono perché c'è una situazione di emergenza e non si trova risposta, ma invece le case di comunità come luogo fisico dove non trovi il tuo medico, trovi chi lo sostituisce, perché ve ne sono almeno 4 o 5 che svolgono una loro funzione per i loro pazienti. Case di comunità, ospedali di comunità per le lunghe degenze, politiche di prevenzione e tutto questo attraverso una visione che porta la sanità toscana, viene confermata anche dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza che verranno presentati dal Ministero nei prossimi giorni, è sul podio, ovvero fra le prime 3 regioni per qualità e indicazioni. Certo, sulle liste d'attesa noi svolgeremo un'azione specifica molto forte, molto decisa, proprio perché vogliamo che possano essere ridotti i disagi ai cittadini. È uno degli atti di programmazione più importanti del Consiglio regionale, l'ultimo che fu approvato è quello che da Presidente della Commissione di Sanità ha avuto modo di incidere, di produrre degli effetti, ne vedemmo l'efficacia durante la stagione del Covid, oggi serve riaggiornare quella programmazione. Da parte nostra 2 elementi cardine sui quali abbiamo voluto agire. Da una parte la massima attenzione alla prevenzione, solamente con la prevenzione si possono anticipare della conoscenza di alcune malattie che in molti casi possono diventare mortali o invalidanti, e nello stesso tempo una prevenzione diffusa nei territori e soprattutto con un sistema nuovo di organizzazione che vogliamo declinare, lo declineremo quando approveremo il piano sanitario. Dall'altro campo una massima attenzione, riteniamo che sia arrivato il momento, sulla salute mentale, una questione troppe volte sottovalutata che lascia in molti casi psichiatri sul territorio soli, senza un livello di integrazione con le istituzioni, con le forze dell'ordine, con dei centri di assistenza che devono essere potenziati, con un sistema che fa rete dove le istituzioni, il sistema dei servizi sociali, la psichiatria del territorio, con l'ausilio anche di attività di carattere e supporto sociale, debbano essere potenziate, integrate, servono dei dipartimenti autonomi che abbiano la capacità di riorganizzare un sistema. Il nuovo piano sociosanitario dovrà affrontare le sfide fondamentali della riorganizzazione del sistema sociosanitario regionale. Intanto un approccio al tema delle politiche della salute a 360 gradi. La Toscana su questo
e avanti, perché ha creato negli anni le società della salute, che sono state create proprio per questo, cioè per non occuparsi solo della sanità, ma per occuparsi di tutti i determinanti, l'istruzione, l'ambiente, i cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti i cittadini come questi siano elementi che incidono sulla salute dei cittadini, e solo mettendoci le mani e solo occupandosi possiamo davvero occuparci della salute dei nostri cittadini. La creazione delle case di comunità, e quindi di un territorio che sia punto di riferimento per i problemi, ma non solo nel momento in cui c'è il problema, ma anche proattivo, quindi di chiamata di tutti i cronici. In Toscana abbiamo 40% dei cittadini sono cronici, 70% della spesa sanitaria è sulla cronicità. Affrontare questo vuol dire anche governare e dare un approccio di sostenibilità al sistema sanitario. Ovviamente tutti questi miglioramenti serviranno per ridurre l'aumento dei costi del sistema sanitario, ma senza un aumento del fondo sanitario è difficile. Basta pensare che l'Inghilterra, che è un sistema simile al nostro, ha problemi simili a quelli dell'Italia, con un finanziamento sui PIL pari al 9%. Molto critiche le opposizioni, che evidenziano i problemi della sanità in Toscana, con la mancanza e il malfunzionamento di alcuni servizi. Il problema non risolto delle liste di attesa e il confronto tra sanità pubblica e privata. Il problema del pronto soccorso e del numero dei dipendenti e dei lavoratori e delle loro condizioni in sanità. Una bellissima procedura di stile, nient'altro, perché non viene detto assolutamente niente, anzi praticamente si prende tempo per farci capire che il piano sanitario vero e proprio forse non riusciremo nemmeno ad approvarlo in questa legislatura. Di tutte le 60-70 pagine, quello che sono, ci sono tanti esercizi di stile senza nessuna praticità di come risolvere quelle che sono dei problemi esiziali a carico del tessuto nevralgico della società, cioè quindi i cittadini. Non si dice come verranno risolte le liste d'attesa, non si dice come verrà riempita le case di comunità. L'unica cosa interessante è una valutazione dell'OCSE su 4 ipotesi per poter dare soldi o comunque razionalizzare soldi in sanità. La prima e la seconda, cioè quella di aumentare la spesa sanitaria nell'ambito di un aumento generale delle spese, ma è praticamente improponibile, perché anche la proposta di legge di Elly Schlein, che riprende un po' quella della Toscana, è un errore proprio matematico, perché loro parlavano di 4 miliardi all'anno per 5 anni, in realtà il PIL aumenta e quindi quei 20 miliardi non coprivano il fabbisogno tale da poter portare al 7,5% del PIL la spesa sanitaria. La seconda, spesa generale, aumentare le spese sanitarie, quindi a carico di cosa lo facciamo? Forse della scuola? La terza è quella di una valutazione se aumentare la spesa sui privati, ma questo entrerebbe subito un problema grosso dal punto di vista ideologico. Quindi l'unica cosa interessante è quella della razionalizzazione delle spese. Il commento è che il Partito Democratico e la sinistra non hanno la capacità di governare la sanità toscana. Già il fatto che gli obiettivi strategici di legislatura arrivino alla fine di questa legislatura è significativo sulla mancanza di una programmazione, di un programma di governo in ambito sanitario. Noi ricordiamoci che abbiamo imposto ai toscani l'aumento dell'IRPEF, che ha portato 200 milioni di euro in più nelle casse della regione toscana, senza avere una programmazione. Noi non sappiamo, loro non sanno qual è il bisogno ottimale della sanità toscana, ovvero di quanti medici, di quanti infermieri, di quanti operatori sanitari avrebbe bisogno la regione toscana nei singoli ospedali per poter lavorare al meglio. Nessuno ha in mente il fabbisogno ottimale della sanità. Noi dobbiamo rafforzare il territorio, potenziando le case di comunità, decidendo che cosa fare dentro le case di comunità, ma facendo anche un grande patto sociale con le farmacie attraverso lo strumento della farmacia dei servizi. Abbiamo in Toscana 1500 farmacie, se il 10% di queste decidessero di fare un percorso sulla farmacia dei servizi, ne avremmo 150 presidi sociosanitari che offrono prestazioni sanitarie in Toscana, che sono esattamente il doppio dell'obiettivo che la regione toscana si è dato con le case di comunità, che sono 77. Noi
dobbiamo potenziare, è la sfida dei prossimi anni, il servizio domiciliare. Il Sole 24 Ore ci dice che con un aumento delle prestazioni domiciliari possiamo risparmiare in un anno fino a 3 miliardi di euro su un fabbisogno nazionale di circa 130 miliardi. Noi dobbiamo rafforzare i pronto soccorso, che sono l'anello debole, decongestionandoli, rafforzando territorio e domicilio e mettendo nel pronto soccorso gli specializzandi medici, che possono fare un percorso formativo, uno stage formativo trimestrale, sia in entrata che in uscita alle scuole di specializzazione, così come succede in tanti stati occidentali, così come succede per gli infermieri. Noi dobbiamo far guadagnare più soldi a quei medici, a quegli infermieri, a quegli operatori sanitari che lavorano nell'emergenza urgenza, perché è il vero anello debole, altrimenti rischiamo di chiudere pronto soccorsi. Nel 2023 il 90% delle borse di specializzazione in emergenza urgenza è andata deserta, non ci sono più medici che vogliono lavorare nei pronto soccorsi. Fallimento delle tre grandi ASL, e da questo punto di vista la Lega rilancerà una stagione referendaria per abrogare tutto il sistema normativo e giuridico che regge il sistema sanitario in Toscana, che non funziona. Abbiamo avuto modo di vedere che nell'informativa al solito si cerca di scaricare sul governo quella che è una sorta di carenza di risorse alla sanità. In realtà la Regione Toscana le risorse le spende male, e dimostrazione più ampia non potrebbe che essere quella del pasticcio della vicenda del payback. E guardate che il fallimento della riforma sanitaria voluta dalla Regione Toscana è dimostrata dal fatto che era nata per risparmiare risorse ed è terminata con l'addizionale IRPEF della fine del 2023. E mi pare che ci sia invece una certa attenzione al proliferare degli enti, al proliferare delle poltrone, ai direttori generali. Su quello non si risparmiano energie, e questo significa costi sui territori, lontananza per quanto riguarda quelli che sono i servizi che i cittadini chiedono. Pensate alla crisi del personale medico, del personale infermieristico, che non riesce più a lavorare in contesti come per esempio quelli del pronto soccorso, che non riesce più a dare risposte con le liste d'attesa, che non riesce più ad avere un sistema che in qualche modo sia vicino al cittadino. Ecco, sulla base di questi ragionamenti, al quale aggiungo che però, come al solito, c'è una certa deriva fiorentino-centrica che fa sì che probabilmente l'ASL Centro invece, sotto il profilo delle risorse, sta meglio, sotto il profilo del personale sta meglio, in confronto a quella che è la realtà dell'ASL Nord-Ovest e dell'ASL Sud. Ecco, anche sotto questo profilo è testimoniato il fallimento della sanità in Toscana. Apertura da parte del Movimento 5 Stelle, consapevole che la pianificazione del futuro sanitario in Toscana è un tema complesso e non facile. Ritiene positivo l'impianto del piano che si va a discutere e indica l'importanza del lavoro tra tutte le parti che compongono il sistema sanitario per un coordinamento al fine di evitare che il sistema si blocchi e diventi inefficiente. Noi siamo molto contenti della teoria, perché per la prima volta c'è un approccio olistico complessivo sul concetto di salute. La salute non è più vista solo in senso sanitario e curativo, ma anche in senso di contrasto alla povertà, quindi un aspetto sociale, ma anche e soprattutto ambientale. Questo è quello che abbiamo chiesto con forza alla Giunta, ossia che ci sia un cambio decisivo di rotta riguardo soprattutto alla tutela ambientale. Ci sono in Toscana delle forti criticità che non sono affrontate da decenni. Ho fatto appunto la menzione dell'inquinamento da Marmettola sulle Alpi Apuane, l'inquinamento del Fosso Bianco spiagge bianche di Rosignano, ai residui del cheo sotto le strade, i residui tossici di cui c'è stato questo scandalo recentemente, all'inquinamento della Piana Fiorentina. Quindi non si può pensare di fare un piano sanitario con un nuovo approccio se non si affrontano questi problemi di inquinamento, che a nostro avviso non sono più rimandabili. Siamo giunti al termine del nostro racconto settimanale del Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.